Ciao a tutti carissimi amici e amiche, riuscirò a fare un video senza rumori di sottofondo? Chissà chi lo sa. Stamani ho registrato un video dove ho fatto vedere delle cosine Shein e i miei profumi preferiti con il caos di sottofondo che mi ha costretto, aspettate che sposto un po' perché non voglio che si vedano quegli attrezzi che non uso mai tra l'altro, un caos di sottofondo che mi ha costretto a interrompere più volte. Vediamo se riesco a fare tutta una tirata senza editare. Allora, sono stata alla Coop e usando dei buoni sconto veramente vantaggiosi, e ho fatto una spesona spendendo pochissimo. Allora, ho comprato dalla Coop, però i prodotti dovevano essere tutti a marchio Coop. Allora, ho comprato delle cipolle Coop, poi delle patate. Poi c'erano questi sconti notevoli se si comprava a marchio Coop, ma sì, marchio Coop c'è tutto, quindi c'era davvero l'imbarazzo della scelta. E quindi le patate gialle Coop. Poi ho preso due di questi qui, vedete la focaccia farcita, che è buonissima. Lo so fare anch'io il calzone con il prosciutto cotto e la mozzarella. Lo faccio anch'io, però delle volte non si ha voglia di cucinare e questo è veramente buono. Allora, adesso cerco di ricordare, io in matematica sono negata, eh? Sono negata. E dunque era così, dunque per ogni, dunque avevo dei buoni di, dunque, che ognuno di 5 euro, quindi ogni 15 euro di spesa c'erano 5 euro praticamente in omaggio. Ecco, quindi sì, era così. Sì, perché guardate, io in matematica proprio zero, quindi avevo questi buoni da 5 euro che valevano su ogni 15 euro di spesa. Poi, comunque adesso penso che sia scaduta, dura fino a domenica, perché adesso ho mandato poi dei buoni sconto nuovi da usare entro febbraio, però questi buoni qui sono per il reparto carni, 15% da usare su una spesa minima di 20 euro. Ecco. Invece quegli altri che ho dato era su una spesa o su ogni spesa di 15 euro e 5 euro di buono, quindi voglio dire è ottimo. Poi ho preso questo fritto misto di pesce che è buonissimo perché sono totani, polipetti, calamari con anche delle verdure pastellate, quindi questo è buonissimo. Poi ho preso, vi ripeto, tutti i prodotti Coop per usufruire di questi sconti, ne avevo ben 6 di questi sconti, quindi praticamente dunque sì, quindi 5 per 6 30, ho risparmiato 30 euro, va bene. Questi fish and chips che non l'ho mai provati, questa è la prima volta, ma penso che saranno buoni. Allora, ultimamente devo dire che la Coop è piuttosto vantaggiosa, poi se ci sono anche questi sconti, quindi sto andando spesso alla Coop. Sono andata anche qualche giorno fa, però ero così stanca per la mattinata di lavoro che non è altre cosine, avevo pulito la casa, bucato e altro, ero così stanca che dopo essere tornata dalla spesa ho detto, beh, non avevo neanche davvero, credetemi, la forza di fare il video. Quindi mi dovete scusare se ho rallentato la produzione video e sarà così fino a maggio. Poi giugno, luglio, agosto, finalmente si tornerà come prima perché non lavoro giugno, luglio, agosto, quindi possiamo tornare. Allora, ai vecchi albori. Ecco, poi questi, gli spesotti, davvero, sono prodotti ultra convenienti e sono buonissimi anche questi a marchio Coop. C'è tanta roba e anche detersivi, penso di aver preso, vi faccio vedere. Questo qui è mela, ananas, arancia e limone, ma c'è anche quello giallo, che però ne ho già due di là. Ora non ricordo bene gli ingredienti di quello a base di arancia, carota e non ricordo cos'altro. E sono ottimi questi succhi qui. Poi è una busta è andata. Scusate se mi alzo e mi abbasso. Allora, poi. Dunque, poi ho preso decollante, ho preso decollante, questo qui è ambrato, taglia 4, perché io sono anche piuttosto alto, sono alta 1,73, per cui quasi 1,75, poi con i tacchi arrivo a 1,80 m, e quindi sono anche robusta. E quindi se mi ricordo quando ero più giovane, se prendevo la seconda o la terza di qualunque marca, mi rimanevano a metà, mi rimanevano a metà, per cui mi ci vuole assolutamente la quarta. Ecco, quindi l'ho trovata, ne ho presi due, di due tipi.
collante, questo è push-up, ecco, che mi servono da mettere sotto il vestitino che ho fatto vedere nell'altro video. Penso che quando pubblico questo, quello l'avrò già pubblicato, credo di pubblicare prima quello, poi questo, non so quando perché non ho tanto tempo per editare. Ok, quindi ho preso questo qui, poi ne ho preso anche un altro di color carne liscio, perché sotto i vestiti eleganti, dove sono paillette o altro, mi sono resa conto che il collante scuro, insomma, non va tanto bene, perché ho comprato un vestito chiaro, tutto di paillette per andare a ballare, e mi sono resa conto, sopra il ginocchio corto, poi metterò sotto lo stivaletto di velluto alla caviglia, che ci sta meglio il color carne. Oh, volendo si può mettere anche nero, io di solito uso il nero come collante, però sotto quei vestiti eleganti di paillette meglio usare questi colori. Questo qui è quello un po' più scuro, ambrato, poi ne ho preso un altro un po' più chiaro, poi ve lo faccio vedere. Poi cos'altro ho preso alla Coop? Poi ho preso questi qui che sono buonissimi, ruvidi con cioccolato, questi qui, e tra l'altro è tutto scontato. Poi se si ha la tessera, dove l'ho messa la tessera? Scusate, se è qui. Ah, l'ho lasciata di là, allora scusate. Quindi con la tessera, sì, è qua. E cioè, poi con la tessera, vedete, con la tessera avete davvero dei vantaggi incredibili, quindi vi conviene, vi conviene, insomma, diventare soci Coop, perché, allora, non è sponsorizzato dalla Coop questo qui, sinceramente, quella tessera non è neanche mia, è di mio familiare, quindi, mio familiare stretto, quindi, lui me la dà quando devo andare a fare la spesa, quindi. E ne basta una per famiglia, quindi voglio dire, e davvero vi conviene, perché gli sconti sono notevoli. Adesso poi ce ne sono parecchi, per cui è diventato conveniente quasi come il discount, secondo me, anzi addirittura forse anche meglio del discount, basta scegliere prodotti adatti. Adesso poi che hanno messo anche gli sconti, io vado dove si risparmia, lo sapete come sono fatto, e dove la qualità è buona. Ecco l'altro collante di cui io ho parlato, questo è un po' più chiaro perché non sapevo bene se ci vuole quello o questo qui sotto quel vestitino. Questo è polvere dorata. Chissà che non sia dorato anche un po'. Vabbè, poi cos'altro ho preso? Vabbè, poi ho preso mutande da uomo, che ho visto che sono piuttosto convenienti, queste qui, per i maschi della mia famiglia, mio marito e mio figlio, ne ho prese, vabbè, ne ho prese parecchie, a 3,90 euro, 4 € l'una mi pare, ora non mi ricordo, lo scontrino ce l'ho in borsa, sui 4 euro, insomma, 4 euro e qualcosa, vedete, c'era bianca e nera. Ok, quindi mettiamo lì, poi. Poi ho preso detersivi, cioè gli sconti erano sui marchi Coop, ma c'è di tutto, come potete vedere a marchio Coop c'è tutto. Ho preso questo qui, Casa Coop, che costava veramente poco e l'ho usato già qualche altra volta e devo dire che è ottimo. Quindi questo qui per il bagno, multiuso con candeggina, quindi vedete, quindi già 7 minuti farò un video lunghissimo, invece non voglio fare video tanto lunghi. Poi ho preso questi qui, questo non è marchio Coop, uno o due cosine non erano marchio Coop, quindi praticamente lo sconto è stato sul marchio Coop. Questa è una delle poche cose, due cose ho preso che non sono marchio Coop, il resto è tutto marchio Coop. Poi ho preso ancora marchio Coop la candeggina, che non ce n'è mai abbastanza, credetemi, non ce n'è mai abbastanza. Io la uso per smacchiare la biancheria, poi anche per il water, io trovo che sbiancare il water, la candeggina è ottima, c'era quella densa che va meglio per il bucato, però va bene anche questa. E questa qui è la candeggina classica, io ne uso in gran quantità, ma mettiamola qui. Poi ho preso questo. Allora, io vi consiglio come prodotto Coop, io sono in fissa, ne ho altre due in frigo e ieri sera ho fatto una pizza, questa qui, con questo qui, vedete, perché c'è dentro il lievito madre, ve lo consiglio, vedete questo qui, c'è dentro il lievito madre e praticamente dovete soltanto tirarla fuori dalla busta, mi raccomando, pian piano, perché è un po' appiccicata ai bordi, pian piano, poi con un po' di farina, appena appena gli date la forma ad un panetto, senza stare a reimpastare, se volete reimpastare, ma un minuto, non di più, lo mettete in una ciotola. Una ciotola che sia di ceramica o anche di plastica, ci mettete sopra la pellicola trasparente e lasciate lievitare per minimo un'ora e mezza, massimo 3 ore. Vi viene davvero, vedete che poi l'impasto è lievitato, diventa due volte o tre volte quello precedente. Quindi l'impasto lievita due o tre volte addirittura di più rispetto alla massa principale. Questa qui veramente costa 2 euro e 3 centesimi. Vedete, quando la trovo, perché a volte non si trova, perché tutti la comprano, non lo dovrei dire, poi lo comprano tutti adesso, io poi non lo trovo, mi è capitato qualcosa e non trovarlo perché va ruba, ve lo dico. Questo qui davvero, no, io faccio l'elogio di questo perché viene fuori una pizza buonissima, dunque io la so impastare, cosa ci vuole? Un po' di farina, un po' di lievito,
Un po' di lievito secco, uso il lievito secco e un po' di olio e un po' di sale. Però non ho il lievito madre. Questa qui invece con lievito madre è già praticamente impastata, va soltanto reimpastata leggermente, appena appena lavorata, ripeto, poi una ciotola con un po' di farina sotto, un po' di farina sopra, pellicola, diventa due o tre volte tanto rispetto a quello che all'impasto principale. Ve la consiglio perché è buonissima, viene croccante, ha un saporino di anche un po' di antico, sapete, delle pizze della nonna. Ecco, ora basta perché io sono in fissa con questo prodotto, basta, basta, finiamola qui. Poi ho preso, guardate, io sono fissata con i dentifrici Coppe, già li ho sempre usati. Sembra che sia sponsorizzato, non è sponsorizzato, l'ho comprato, quasi faccio vedere lo scontrino, ma mi credete? Allora, poi ho preso questo qui, questo è Barilla, non è Coppe, però io sono fissa, sono in fissa con questo qui, questo pesto rustico Barilla, non ho preso tutto, è quasi tutto Coppe, tranne questo e un'altra cosina, che io sono fissata su questo qui. Vi dico che l'altro giorno sono tornata dal lavoro, avevo fatto 4 ore la mattina, 2 il pomeriggio, alle 4 di pomeriggio, 4 ore di mattina, 2 il pomeriggio, alle ore 16, quando è finita la riunione di lavoro, mi sono schioccata a casa, mi avevano lasciato un po' di pasta i miei familiari, me la sono riscaldata, mi sono presa, infatti sono reingrassata, tutto quanto, l'ho messo tutto quanto sopra la pasta e me lo sono mangiato, ma proprio così anche dopo a cucchiaiate, vabbè, va bene, lasciamo stare, lasciamo stare. Dunque, poi ho preso, guardate, 3 dentifrici Coop sbiancante, sbiancante, alito fresco, perché sono sempre indecisa, l'ho preso tutte e tre, sbiancante, alito fresco, anticarie, e poi ne ho preso un terzo. Allora, qual è il terzo? Sta nell'altra busta, comunque ne ho presi tre. Andiamo all'altra busta, tanto ci sarà l'altro dentifricio da far vedere. Poi ho preso queste qui, queste bla bla bla, che non sono Coop, però che ho cercato, non c'erano le chiacchiere Coop, le bla bla bla, le frappe, come si chiamano in Toscana, non c'erano, quindi ho preso queste qui. Poi ho preso pane Coop, questo qui che è ottimo, il pane Coop, questo qua, poi magari lo divido in due perché lo surgelo il pane e lo mettiamo qui, tanto non si vede. Poi ho preso il prosciutto cotto Coop perché devo fare il gratò di patate col prosciutto cotto e la mozzarella, ecco qui. Io a me non è che non piace cucinare, non mi piace il fatto che lo devo fare 2 volte al giorno, ma se io potessi cucinare solo una volta al giorno, allora posso dire che mi piacerebbe di più, perché a me non è che non piace cucinare, perché so fare tante cose, avete visto anche dalle ricette, io so cucinare, quello che faccio insomma mi riesce buono, è edibile e mangiabile, però il fatto di doverlo fare 2 volte al giorno è quello. Quindi adesso poi tra un po' vi saluto e vado a fare la pizza di patate, il gratò di patate, trovate la ricetta nella playlist I Hate Cooking, cioè odio cucinare, che però è pieno di ricette ben riuscite. Poi ho preso l'acqua micellare, non Coop, c'era anche quella Coop, però mia figlia ha voluto questa qui, bifasa, ha detto prendiamo questo, ha detto va bene, io avrei preso quella Coop, poi la proverò. Acqua micellare bifase con olio d'argan, lei dice che è ottimo, questo qui viso, occhi e labbra, questa qui, vabbè. Poi lei ha preso mia figlia, io non lo uso questo qui, ma pare che sia buono. Balsamo rigenerante, dovrei usarlo anch'io. Balsamo rigenerante, cacao e proteine di soia. Vediamo l'odore. Sa di cioccolato, no? Davvero, credetemi, sa di cioccolato. Poi, mettendo la roba un po' così dove capita. Poi abbiamo preso delle uova, che in questa casa si consumano le uova in maniera industriale. Questa è la casa delle uova, mamma mia. Poi ho preso questo qui, degli spesotti, vedete, che sono cubetti di pancetta, che vanno bene per una carbonara, con due spaghetti, le uova e questi qui. Dunque, per la carbonara, mi dice, ci vuole il guanciale. Il guanciale è troppo grasso, io preferisco la pancetta al guanciale. Poi la vera ricetta è col guanciale, il pecorino romano, lo so benissimo. Però è questione di gusti, io preferisco la pancetta al guanciale. Ecco, perché è meno grassa la pancetta, vedete? Quindi, vabbè. Non so più dove mettere, sapeste, qui sono piena di. Ok, poi ho preso, bisogna che vada a mettere in frigo questo qui, questi bastoncini di merluzzo, i filetti di merluzzo Coop, che sono buonissimi, li ho sempre presi, sono buonissimi. Poi ho preso il provolone Coop, tutto Coop. Allora, il provolone piccante Coop, sapeste quanto è buono questo? Costa anche meno rispetto ad altre marche, ora non voglio citare le altre marche, costa meno rispetto ad altre marche ed è più buono ancora, quindi c'è una famosa marca che fa il provolone proprio e costa ma veramente molto di più, ma questo è uguale se non più buono addirittura, quindi poi ho preso i sughi Coop.
perché ripeto, l'offerta si aveva lo sconto sui prodotti Coop. Ho preso l'arrabbiata, che a me piace tantissimo. Di solito prendo la Barilla, però stavolta ho voluto prendere questo della Coop, che qualche altra volta però ho provato, è di buona. Poi ho preso questa, la bolognese Coop, che piace tanto ai miei figli, la bolognese Coop. Poi, posso chiedere, non so più dove mettere la roba. Poi ho preso questi qui, quindi speso una Coop. Poi ho preso questi qui. Questi, ho trovato lo scontrino. Poi abbiamo fatto due scontrini, no? Perché così abbiamo avuto gli sconti, cioè gli sconti, un carrello ce l'avevo io, un carrello ce l'aveva mia figlia, ci passavamo la tessera, ci siamo passate la tessera e così abbiamo avuto gli sconti. Molti si può fare così e anche altri hanno fatto così, quindi per avere più sconto possibile, perché mi pare che lo sconto era limitato, non mi ricordo, scusate, io in matematica, meno male che mi hanno aiutato in matematica, ho fatto mia figlia perché io in matematica zero, e si poteva lo sconto, non più si potevano usare per carrello di tre bollini, di tre buoni sconto, quindi è andata prima lei con tre buoni sconto e poi io, quindi scusate, questo, infatti ho qui lo scontrino ma non vi sto a dire lo sconto perché se no non ci capisco più nulla. Ok, tanto questi prodotti sono buoni, sia che siano scontati sia che non siano scontati, credetemi, sono buonissimi, provate. Allora, Coop, tonno e uova, questi qui, che sono in fissa anche con questi in questo periodo. Scusate, butto lì così perché non c'è più. Allora, poi ancora i cioccolatini non per me, perché io non vado molto dietro alle cioccolate, sapete? Per i miei figli, io le cioccolatini non sono molto. Ma per me possono rimanere lì, non sono. Invece sapete che io per gli smashmallow non resistono niente, infatti ho già fatto fuori o quasi quelli che mi hanno regalato a Natale, che mi ha regalato il mio caro amico Paolo Pinna, l'ho già quasi fatti fuori, mi sono anche un po' ingrassata, quindi adesso basta smashmallow perché io non resisto, io gli smashmallow non resisto, invece i cioccolatini possono rimanere lì tranquilla, uno al giorno, basta. Quindi smashmallow, questi qui a marchio Coop, che però sono buoni, sono le praline, uno, due, me li pappo anch'io, però dico, io gli smashmallow faccio fuori subito tutta quanta la confezione, eh? Infatti li volevo tenere in macchina per evitare appunto di mangiarne troppi. Va bene, poi gli spaghetti, questi qui, Coop, anche ve li consiglio, sono buonissimi. Ci sono anche le penne, però ce l'ho di là, che l'altro giorno ho fatto pure un'altra spesona, però non mi andava, ero troppo stanca per registrare il video. Ancora questo qui, ne ho presi 3 tonno e uova, perché sono veramente buoni. Anche questo è tonno e uova, sì. Ok, poi questo sugo qui che piace tanto a mio figlio, ma anche a me, sugo cacio e pepe, lui va matto per cacio e pepe, infatti è buono questo qua, cacio e pepe, fior fiore Coop, ecco sono i prodotti fior fiore che costano un po' di più, sono ancora più buoni degli altri, però anche i prodotti normali a me piacciono. Poi ho preso anche il miele. Perché dopo che ho avuto l'influenza sto curando la gola col tè, col miele. Mi è cambiato anche un po' il gusto, sapete? Nel senso che io non facevo mai colazione col tè. Vi ho detto che a me il tè non è che mi piace tantissimo, di solito facevo colazione col cappuccino anche col o anche solo col caffè lungo. E ci mettevo lo zucchero normale o lo zucchero di canna. Invece in questo periodo per la gola sono in fissa col tè, col miele. Il tè classico Twinings, compro quello, ora ce l'ho dall'altra parte. Il tè è quello classico. Twinning hanno fatto un formato, un cartoncino con tutti i tipi praticamente messi insieme, i vari tipi, English breakfast, lemon, giant tea, poi quello invece al bergamotto, insomma, vabbè, comunque tutti quanti, anche il tè nero, che è buonissimo, e vabbè, comunque ora vi parlo dei prodotti che ho comprato. E quindi niente, per il tè la mattina, io ora prendo il tè la mattina, ho bisogno del miele, mi piace il tè col miele, ecco, ho preso questo da caccia, Coop, vedete? Questo qui. Poi ho preso la mozzarella Coop che mi serve adesso per fare il gâteau di patate, la mozzarella Coop. Poi ho preso, ah ecco, mia figlia ha preso anche questo, il Ciringuito balsamo nutriente banana ed estratto di grano Coop. Dovrei usare anch'io questi qui, dovrei usare anch'io questi qui, banana e estratto di grano. Io annuso, si sente la banana. Sì, io annuso tutto, sono una che annusa, sapete, infatti un bel naso grande perché annuso, vabbè. Allora, poi ho preso questo Filallegro Coop, è praticamente è simile al Galbanino, oppure anche l'Auricchio l'ha fatto in questo formato qui. E questo Filallegro Coop costa meno ed è ottimo veramente. Poi, allora, qui ci sono due scontrini, ma non ci capisco nulla. Vabbè,
Guardate, non ci capisco nulla. Allora, per dire che questa non è una collaborazione, no? Ho speso io, ho comprato io, però non ci capisco nulla perché qui c'è scritto poi lo sconto. Allora, vediamo un pochino se c'è prima. Allora, ecco, vedete qua, allora, da una parte c'è scritto 82 meno 15, vedete, 82 meno 15 è 67, vedete, 82, ora non so se si vede, io sono sincera, devo sempre dire tutto, 82 meno 15, no, i rumori, no, no, i rumori, no, no, i rumori, va bene, 82 meno 15, 67, riprendo dopo, ora chiudo. No, non ho smesso, meno male. E qui invece, allora, dunque, qui non mi gira a capezzo, sapete? Anche qui c'è lo sconto. Anche qui c'è lo sconto, non mi gira a capezzo, guardate. E qui invece di 88 ho pagato ancora meno. Ho pagato ancora meno, va bene? Ok, hanno finito lì? Ok, va bene. Allora. Scusate, e quest'altro poi qui? Allora, com'è che ho tre scontini? Ho tre scontrini, ma come io ne ho due, quindi questo sarà di qualcun altro, questo qui di 43 euro. Vabbè, comunque mi credete che c'è lo sconto, evidentemente, o forse è quello di un'altra volta, questo è quello mio di un'altra volta però, di un'altra volta, vabbè. Ok, va bene. Ok, va bene, allora. Sì, è un vecchio scontrino che stava nella busta. Poi ho preso, guardate, l'importante sono i prodotti. Allora, questo detersivo per lavatrice di Spesotti, che è ottimo, questo qui, detersivo lavatrice, pellicola idrosolubile per bianchi e colorati, questo qua. Poi, qui c'è scritto monodosi COP. Ah, io pensavo che fosse quello, sapete, la ricarica, invece sono monodosi. Pensavo che fosse la ricarica, mi accorgo adesso che sono le monodosi, ma benissimo, meglio ancora. Quindi questo è da provare, non l'ho ancora provato. Poi ho preso questo qui. Allora, poi ho preso, vabbè, un'altra mutanda, ne ho prese quattro, ve l'ho detto, i miei video sono così. Questo Casa Coop detergente gel bagno, anche questo, con questo formato qui, invece che con quell'altro a spruzzo, io preferisco questo, però ho voluto prendere anche quello. Questo qui, detergente per bagno, perché guardate, io di questi qui. Allora, io faccio da sola le spese, voi lo sapete. Mia mamma, invece, aveva la cameriera, la Colf, che veniva tutti i giorni praticamente. Mia mamma si arrabbiava un po' perché loro consumavano un cifa alla volta. Mi diceva, un cifa alla volta, allora glielo metteva lei, però non bastava. E poi la chiamavo signora, mi ci vuole altro cifa. Allora lei mi diceva, ma tutte le volte che arriva la Colf, ogni volta, faceva 3 ore tutti i giorni, va via diciamo, il CIF. Beh, adesso che le pulizie le faccio io, allora le facevo di rado, le faccio io, devo dire che ci vogliono questi prodotti, cioè io ne consumo a quintali, di questi prodotti qui, di questi prodotti per il bagno, perché il bagno va, ne ho due di bagni, più la lavanderia, quindi è come se fossero tre, bisogna pulirli tutti i giorni. Voi non mi vedete quando faccio le pulizie, non mi sono ancora fatta vedere. Quando andrò in pensione, tra qualche anno, vi faccio vedere come faccio le pulizie, perché allora non avrò altro da fare. Quindi le pulizie, e ho notato veramente che, cioè praticamente anch'io, diciamo, una bottiglia di CIF mi dura una settimana, voglio dire, anche meno. Quindi sto sempre a comprare detergenti e sono sempre alla ricerca di detergenti validi, questi sono validi, che non costino tantissimo. Il CIF adesso è aumentato molto, devo dire. Quindi ho detto, compro questi qui che costano meno e sono buoni. Poi ho preso, vedete, queste vongole, bisogna che vada a metterle in freezer, va bene che fa così freddo che tanto non si scongela niente. Queste vongole cotte e sgusciate, chissà quanto sono. Allora, cotte e sgusciate, una volta avevo, sempre Coop, queste non le ho mai provate, ma penso che saranno buone. Una volta avevo registrato un video lunghissimo, a un certo punto c'era scritto memoria insufficiente e il video se n'è andato, era mezz'ora di video, ciao ciao video, quindi vi voglio sbrigare. Poi ho preso il bicarbonato, che io ho già detto una volta l'uso che ne faccio, ecco. Va bene per lavaggi, diciamo, al bidet anche contro la cistite, va benissimo. O anche chi soffre di colite e ha, diciamo, ora non so come dire, no? Dei rossori, come dire, delle piccole ulcere, delle piccole ferite, diciamo, nelle zone intime, va benissimo, va benissimo. Spero che non mi censuri il video YouTube. Detto questo, va benissimo il bicarbonato, eh? Poi non da usare sempre, ogni tanto, non è che non lo debba usare sempre.
Poi ancora mutande da uomo, va bene. Poi ancora questi sono gli archetti al cioccolato, quegli altri erano i ruvidi al cioccolato, questi sono gli archetti e abbiamo finito. Poi, allora. E poi ancora un dentifricio, come vi ho detto. È il tutto scontato, ancora un dentifricio. Questo qui, ne ho comprati tre, questo Repair, protegge, smalto e gengive. Ecco, siccome sto per andare a fare un intervento al dentista, dopo tanti anni mi sono decisa finalmente, finalmente a fare un intervento, insomma, che dovrà aprirmi la gengiva per tirarmi via un dente, poi mi farà l'impianto e va bene, perché non voglio devitalizzare, perché tutte le volte che ho devitalizzato un dente, parlo di quando ero giovane perché è un po' che non faccio le devitalizzazioni in altre città. Tutte le volte mi usciva fuori un granduloma qui, per cui dovevo poi fare un'operazione terribile che dovevano praticamente levare l'apice aprendo la gengiva. Quindi ho detto io non devitalizzo più niente perché ho le radici storte e non riesco, nessuno riesce ad arrivare alle radici. Quindi adesso un premolare si è rotto. E i premolari ho letto che hanno più di due radici, anche tre, quindi figuratevi se mi faccio devitalizzare tutto su, soffrendo, perché i dolori più forti li ho sentiti lì con la devitalizzazione. E anche, vabbè, lasciamo stare. Con la devitalizzazione sento dolori notevoli, ecco, quindi ho detto no, da ora in poi se un dente ha bisogno di essere devitalizzato, niente, faccio levare, faccio l'impianto dentale, non me ne importa niente. Allora, niente, quindi ho finito tutto, non c'è più nulla, perché. Quindi vi saluto e scusate questo video veramente, veramente lungo. Quindi ciao a tutti e baci a tutti. Ciao, ciao.